Presidente De Luca. Presidente De Luca, senta, facciamo un'analisi sul voto del referendum. Per noi sì. È tempo sì. Di un bagno di umiltà. Sì, è vero. In effetti la sconfitta è stata pesante, soprattutto in campagna. Facciamoci una doccia di austerità. Bene, bravi. Con sì. Bagnoschiuma all'aroma sì. Di rispetto per gli altri. Va bene, bello, bello. Immergiamoci nel fiume Gange delle buone maniere. Sì. Per sì, uscirne sì. Rinnovati nell'animo. Benissimo. Senta. Scusate. Eh? Potete chiudere la finestra, per favore? Ma, sì. Ho i capelli bagnati di sottomissione. No, mamma mia, adesso non esageri. Bevo. Ecco, beva, va bene, beva. Questa non è acqua. No, cos'è? Distillato di gentilezza. Sì, va ne bene. Vuole un goccio. No, non la voglio, grazie. Però vedo non che... lo vuole un no, goccio. No, non lo voglio un goccio. Però vedo che ha preso la sconfitta. Facciamoci una vasca sì, 4% basta. Stile delfino in una piscina piena di cloro sì. E consapevolezza. Che belle parole. Bene, però... Non si possono sì. Addurre scuse, no. Né tantomeno io. Bisogna no. Dire le cose come stanno, senza ritrosie. Va bene, va bene. Immersi in un bagno turco di fair play. Bene, è chiarissimo, però andiamo al punto, Presidente. Massimo rispetto per chi ha votato no. Oh, ecco, bravo. È la democrazia. Giusto. E infatti, democraticamente, bravo. Col sorrisetto sulla faccia, aia. Che voglio dire ai campani sì. Che hanno votato no, aia. Chiavata la lingua in culo. No, 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 ma cosa dice? Ma no, no, no. No ma no, guardi che non deve offendere, è un'offesa grave, eh. Guardi, è un'offesa gravissima. Non, non... È un tipico complimento partenopeo. No, 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 no. Quando no, no, si fanno gli auguri a Natale no, nei no. Bigliettini è usanza chiudere i saluti no. Con chiavatalenta. No, non credo. Anche un modo per augurarsi buon anno. No, alla mezzanotte si usa urlare meno tre, meno due, uno, chiama dalla lingua. No, non credo, guarda. Gli aristocratici napoletani, sì, ma basta, durante sì. Il baciamano, sono sì. Avvezzi a apostrofare la dama. Sì. Oh, chiama ah, va lingua. Bene, va bene. Però non sia così duro, eh. No, no, perché... No, ma io rispetto la loro decisione, bravo. La democrazia. Bravissimo. Hanno bravissimo. Voluto che qui non arrivassero i milioni di milioni promessi da Renzi. Sì, perché bene. Erano milioni. Lo so, dovevano. Tanti milioni sì, tanti soldi, e io però... li rispetto. Hanno dato sì. Un calcio alla fortuna e vabbè, chi hanno votato... Fortuna sì. E diamo un calcio sì. Se lo ricorda il sì, grande sì. Totò che certo. Dava il calcio sì, alla sì, fortuna me lo ricordo. Vabbè, ma io mi tolgo il cappello vabbè. Vabbè, anche e se... Mi genuflecco. Ma senza esagerare. Io vado a piedi nudi in casa di chi ha votato no e mi offro come scarpiera nello sgabuzzino. Ma adesso, non esageri però. Gli filtra l'acqua dal soffitto, sì. Eccomi qua. Mi metto sotto la bocca aperta in qualità di secchio vabbè, raccoglitore. Io, guarda, senta, capisco che lei sia amareggiato, leggo un po' di amareggiato sarcasmo, io? Sì. No, perché sì, mai? Se avesse vinto il sì in campagna sarebbero arrivati così tanti soldi sì. Che a Caserta avremmo costruito un'altra reggia così grande che la precedente avrebbe assunto il ruolo di guardiola del portiere. Addirittura. E invece ha vinto il no. Vabbè. E col massimo rispetto che noi sì. Diciamo, chiavata sì. Lengua. No, 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 no. Però senta, una sconfitta capita, no? Non stia giù. Non cioè... Stia giù. No, non è e lo dice a me. Non so. A me che ho introdotto in campagna il concetto di giù. Ma no, non cominciamo, eh? Non... Prima di me gli ascensori puntavano solo verso l'alto. Ma non è vero che... La campagna vista dal cielo sì. Era uno schizzare continuo di cabine dai tetti che sfrecciavano verso ma l'infinito. Ma che deve l'attività sempre... Del bungee jumping era inconcepibile. Perché? I giovani se ne stavano ore sul parapetto del ponte chiedendosi ma con questa elastica le caviglie, mo, che cazzo ci facciamo? Certo, non potevano andare giù. Prima di me in certo. Campagna il famoso compositore Giuseppe Verdi si chiamava solo Seppe Verdi. Vabbè, ma perché? Ma la conseguenza più drammatica era che i campani, sì. Non potendo mandare giù, mangiavano, mangiavano e tutto quello che gli rimaneva in bocca vabbè, quando parlavano, dicevano bla 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 bla, e ti sputavano tutta una schifezza. Vabbè, vabbè, vabbè. Ma io ora mi inchino. Sì, va bene, adesso non io mi prostato, non io vabbè. Mi umilio. Sì, ho capito. E bevo. E beva, va bene, beva. Senta, però io immagino che lei sia deluso soprattutto da Agropoli, no? Dove solo il 30% ha votato sì, no? Era... Agropoli. Esatto, lei aveva chiesto, si ricorda. Città che fonti attendibili sì. Certificano aver dato i natali a Hitler. Ma no, ma no, ma no. A ma no. Stalin, ma non a deve Gengis Khan, ma non a Norman Bates di Psycho e a Rosie ma no, allora, tanto cosa c'entra? Ma... Ad Agropoli ma cosa dice? Pare che nell'aria, diciamo nell'aria, ci sia una sostanza che spinge i cittadini.
ad accoppiarsi con animali impagliati. Ma non è vero, senta, si calmi. Allora, lei aveva anche promesso una frittura, no? A quelli di Agropoli che... Ad Agropoli avevamo detto, volete la frittura? Esattamente, sì, allora in cambio... detto sì. In cambio del sì, e gli abbiamo fatto la frittura. Vabbè, sì. Sì, ma con l'olio buono. Ah, la volevano e noi gentilmente gliel'abbiamo fatta con l'olio d'oliva spremuto a mano, oliva per oliva. Vabbè, ma i piatti sono di plastica. Ma non credo che adesso abbiamo... E allora abbiamo preso le porcellane di Capomi di Monte, tutte dipinte ma non, a mano. Non è vero, stai esagerando. E poi ci sarebbe un po' di limone. Beh, pure. E noi a sti cagacazzi gli abbiamo dato limoni di Sorrento, una bellezza tale che l'uomo del monte non solo ha detto sì, ma pure cazzo che limoni! Addirittura! Quelli hanno mangiato tutto di gusto, e pure di gusto, e tanto di gusto, e poi nel segreto della cabina elettorale! Nel segreto della cabina elettorale! Lo sappiamo! Hanno votato no! Oh! Magari si fossero limitati a mettere una croce sul no. Perché? Cos'è? Questi animali hanno usato le cabine come spogliatoio per il calcetto. Ma non è vero, non è vero. E dentro hanno messo dei tramezzi e soppalchi abusivi, trasformando la cabina elettorale in villette monofamiliari. Ma non è vero. Sti fratre e cazzo. Ho capito, sì. Un altro modo affettuoso che usate voi in Campania. No, vuol proprio dire fratello di sto Trifo! Andrea Zalone!